Va ora in onda Indovina chi viene in radio. Quasi mamma te sognerò questa felicità, ma io vero non ne vero che so tornata a Napoli, ma io vero che sto qua. Classe, eleganza, stile, Carmine De Domenico. E effettivamente Carmine è un grandissimo amico di questa radio e di casa, e io ci tengo sempre a far sapere cosa fa. Difatti lui, a parte la sua presenza il 3 di agosto al Maschio Angioino al concerto di Radio Amore insieme a tanti altri bravi artisti, il 26 di luglio si esibirà in un concerto completo Passione Napoletana ad Amorusi, Palazzo Maturi, ed è una bella location sicuramente. Amorusi è un bel paesino in provincia di Benevento, chi ha la possibilità di andarci che ci vada pure. Carmine, e allora? Sì, siamo ad Amorusi, come dicevi tu, al Palazzo Maturi, un posto prestigioso, denso di storia, dove sicuramente la canzone napoletana che portò in giro da anni troverà la giusta cornice. Ancora una volta Passione Napoletana, questo recital sulla canzone classica di Napoli che, come dicevi, porterò il 26 luglio prossimo, e ho i miei compagni di viaggio, i miei musicisti, i maestri. Alla chitarra ci sarà il maestro Claudio Romano, che sicuramente conoscerai, sì. Al mandolino Salvatore Della Vecchia, che d'altronde è in tournée anche in questo periodo con il maestro Arbore, poi al contrabbasso il maestro Gino Sigillo, e poi al flauto e alle percussioni il maestro Carmine Marigliano. E non può mancare, come sempre, la mia compagna di viaggio, Madelina Alonso, questa cubana che ama la canzone classica napoletana e la canta in modo stupendo, meraviglioso.
Il tutto è all'interno di questo cartellone, di questa rassegna, il Teatro Diffuso, che appunto si terrà ad Amorosi dal 4 luglio al 5 settembre. Sì. E noi vi aspettiamo il 26 luglio alle 20:30. Piccola cosa da dire, ma importante, ecco, è che l'ingresso è libero. È gratis, ecco, però immagino con prenotazione, perché sennò poi... Oh no. Sì, anche se comunque mi hanno detto che ci sono posti, logicamente arrivare un pochino prima fa sempre bene. Assolutamente sì, e allora ripigliamo questo invito, domenica 26 luglio 20:30, Amorosi, Palazzo Maturi, Carmine De Domenico in Passione Napoletana. Carmine, parliamo un attimino, giusto per dare, la misura della tua qualità artistica. Tu sei stato scelto, diciamo, dagli eredi del maestro D'Annibale per interpretare tutte le canzoni, tra le quali ovviamente la più famosa, O Paese d'Osore, che abbiamo ascoltato prima di entrare in voce. Questo credo che sia un elemento di grande, pregio e anche una bella soddisfazione per te. È stato bellissimo, ne abbiamo anche parlato qualche volta lì da voi, certo. E tra i vari brani c'è la famosa Addio a Maria, la poesia, ecco, che per la prima volta è stata messa in musica e in canto, perché la musica era in custodia della famiglia D'Annibale e solo per questo lavoro dedicato appunto al maestro è stata pubblicata. Quindi io invito anche i radioascoltatori ad andare sul sito Carmine De Domenico per poter ascoltare anche Addio a Maria, e logicamente li invitiamo anche il 3 agosto in quella fantastica location che Radio Amore ha scelto, perché anche quella sera proporrò tra i vari brani Addio a Maria. È importantissimo, perché appunto è una vera e propria primizia, come tu hai detto, è molto famosa come poesia, però non era ancora stata proposta, diciamo, come era stata musicata da D'Annibale, ma noi sappiamo bene, anche tu ce ne hai parlato ampiamente, di questa grande amicizia che univa Bovio a D'Annibale. Bene, detto questo, io credo che voglio che tu aggiunga soltanto un'altra cosa sulla canzone classica napoletana. Io prima, scherzando, dicevo gli eroi, perché diciamo che voi avreste potuto scegliere strade forse più facili sotto certi aspetti, ma meno nobili, meno significative. Invece avete scelto una strada difficile, perché viviamo, diciamo, anche se io ho la sensazione che qualche cosa stia cambiando, e forse anche Radio Amore Migliorianni sta dando una spinta in tal senso, ecco, mi piglio anche un piccolo merito sotto questo aspetto, ma veramente diciamo che noi ci sforziamo tutti quanti insieme, artisti, radio e quanti altri, a far capire che i nostri antenati ci hanno lasciato, diciamo, dei gioielli che noi abbiamo neanche in cassaforte, li abbiamo buttati nel cavò più basso possibile. Questi vanno tirati fuori perché sono gioielli inestimabili. E tra le altre cose, io ho fatto una valutazione che tu, da maestro, puoi allargare rispetto a quel che dico adesso. Mi pare di poter dire che ci sarà l'80% di canzoni classiche non ancora riscoperte, nel senso che o sono state cantate, diciamo, a tempo debito negli anni 20-30, o non sono state mai incise. Quindi obiettivamente c'è tanto ancora da riscoprire, da tirar fuori e da far conoscere. Che ne pensi, ecco, di tutto questo? Allora, guarda, ti ho detto una cosa importantissima, è difficile, però probabilmente, ma sicuramente dobbiamo dire che le cose, se non sono difficili, i risultati, alla fine, quando arriva un risultato, dopo aver fatto una grande, un qualcosa di grande, però nello stesso tempo di difficile, la soddisfazione è maggiore. Quindi da eroi noi combatteremo e sicuramente vinceremo insieme a Radio Amore. Bene, mi fa piacere, aggiungiamo quest'ultima chiosa. Per fortuna, però, diciamo, a parte qualche amarezza che si porta via sul posto, diciamo, ma come sempre nessuno è profeta in patria, voi quando andate invece all'estero venite accolti come dei pascià, dei grandi depositari, e diciamo che o sia Cina o Giappone o paesi dell'est, a voi vi accolgono come grandi star internazionali. È questo, vero, bisogna dirlo, dai Carmine. Io voglio ringraziare ancora una volta Radio Amore nella tua persona, che sei gentilissimo, e poi ci risentiremo sicuramente presto, perché bolle qualcosa in pentola. Bene. E probabilmente
nel periodo invernale ci rivedremo nuovamente. E ci vedremo nuovamente. Intanto diamoci appuntamento io e te e tutti coloro che ci vorranno essere. Quindi diciamo 26 luglio per il concerto completo ad Amorosi e il 3 agosto per tre canzoni, per questa grande festa, appunto a favore, diciamo pure di Radio Amore. Voi presterete la vostra arte gratuitamente per far sì che noi si possa raggranellare qualcosa di questi tempi, è una cosa bellissima da parte vostra. Ragazzi, ci risentiamo. Carmine, grazie della tua testimonianza, ci vediamo il 3. Grazie ancora a Radio Amore e ai radioascoltatori di Radio Amore. In bocca al lupo per il concerto del 26. Crepi. Ciao un Carmine, saluto. ciao. Sarrasto cielo chi ne stella Maria Maria ora se sarranno stuccia così bella Maria Maria ora se l'amore a me mi sento in un segreto che tu mi vuoi lasciare in un masaio che mi stai rinde vera si donna vaia non pozza più manato poca alla studa sto fuoco la rinto ancora n'appicciato si danno sai gamma d'amore singamana tutto ma senza stocchi tuoi non campo io se tuoi le ratanate Maria Maria io sono sempre prima innamorata Maria Maria tu sei da mio prima questa cucina ancora però non me la so tu non lo sai come stai rinde vera si donna vaia non pozza più campo manado porta alla studa sto foto carinto ancora come appicciato tu si danno noia ma sai gamma d'amore
senza storie tue non canto più. Avete ascoltato Indovina chi viene in radio. A risentirci al prossimo ospite.